Buonasera da System Integrator Magazine, oggi qui a ISE 2023 siamo di passaggio allo stand Beamer con Simone Tonellotto che ci esponerà oggi quello che hanno esposto. Buongiorno e buonasera, qui noi oggi portiamo a ISE una serie di pannelli che dimostrano un po' come noi ci muoviamo nel mondo dell'integrazione e nella fornitura di sistemi per l'ottimizzazione degli ambienti residenziali o in generale del building automation. Qui per esempio mostriamo il pannello dedicato alla serie by me, al sistema by me, nel quale noi fondiamo la tecnologia legata alle funzioni prettamente residenziali come l'automazione di luci, scenari o movimentazione di tapparelle, condizionamento e comfort generale, a tutto quello che può essere la sicurezza legata alla parte di antintrusione, legata alla parte di controllo accessi e videocitofonia e il controllo ambientale tramite telecamere, quindi sistemi chiusi di CCTV. Tutto questo ovviamente si unisce agli altri sistemi dell'azienda che noi proponiamo nel mercato, che possono dare diverse soluzioni e diverse applicazioni. Abbiamo altri sistemi di serie civili connesse, quindi attraverso una rete Bluetooth o Zigbee consentono il passaggio di informazioni e quindi il controllo locale, il remoto e tutte le funzioni installate a casa. E ovviamente questo è il nostro DNA, tutto questo si fonde alla parte design e estetica, perché tutta la tecnologia che possiamo trovare in tutti i nostri sistemi è poi anche legata esteticamente a tutte le serie civili, quindi tutte le funzioni che sono disponibili nella serie civile, per esempio Aicon, e quindi tutti gli accessori legati alla serie, è quindi trasversale anche a tutte le altre serie civili e quindi può essere trovata su Arche, Plana e sulla nuova nata linea che vi faccio vedere adesso. La nuova serie linea che quindi fonde un design completamente ristudiato, una planarità che non esisteva prima e che oggi dimostra la semplicità, la pulizia delle linee e che fonde le funzioni dei sistemi di cui abbiamo parlato in tutte le sue caratteristiche, unite a una nuova piattaforma XT che invece rivoluziona un po' il concetto di comando, dando delle informazioni sempre più chiare e sempre più intuitive all'utente stesso per poter usare il sistema al meglio.